nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, l'amore di Dio Padre siano con tutti voi. Iniziamo con questa Eucaristia, la nostra Pentecoste. Lo Spirito Santo viene per ognuno di noi per darci i suoi doni. Ecco, come ormai siamo abbastanza abituati, rispettiamo le distanze tra di noi, teniamo, anche se con fatica, la mascherina e viviamo questa celebrazione veramente con il cuore. Padre Giovanni, in sacrestia, se qualcuno volesse, confessa. Fratelli e sorelle, lasciamoci illuminare dalla luce divina e riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Amen.
Preghiamo. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondisi nei confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ci sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo,
così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio. Ci alziamo per la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Grande solennità della Pentecoste.
siamo ancora un po', direi, bloccati da questo Covid che ci tormenta. Però stiamo superando anche questa realtà con fiducia. E la Pentecoste forse ci aiuta a cogliere, nonostante tutto, il positivo della vita. La Pentecoste è la grande festa che conclude la Pasqua, la risurrezione di Gesù che porta lo Spirito ad ognuno di noi. Una festa celebrata da moltissimi pittori. Viene in mente in questo momento la pala del Tiziano, stupenda, questa Pentecoste, queste fiamme che scendono sugli apostoli. Pensate a una poesia che senz'altro, andando a scuola, tutti hanno letto, la Pentecoste del Manzoni, il più bello degli inni sacri del Manzoni, dove si vede la Chiesa completamente rinnovata, la Pentecoste. Con lo Spirito Cristo unifica l'umanità e nello stesso tempo lo Spirito valorizza la diversità delle persone. Lo Spirito si posò su ognuno, su ciascuno di loro, nella prima lettura l'abbiamo sentito. Nella Pentecoste le fiamme dello Spirito si dividono, ognuna illumina una persona diversa e accende in ciascuno una specifica vocazione. Ognuno di noi è chiamato dal Signore a svolgere nella vita un suo compito. Lo Spirito dà ad ogni cristiano, a ogni battezzato, a ciascuno di noi, sottolineo, una genialità che gli è propria. Si superano di conseguenza le rigidità, le formalità, le consuetudini sterili e vuote. Lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose. La grandezza dello Spirito che agisce nella nostra vita mediante i sacramenti. La realtà di ciascuno collabora all'armonia del tutto, come le tessere di un grande mosaico. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che solo lui può portare nella storia dell'umanità. Ognuno è chiamato a portare i propri doni. Se viene meno il suo contributo, rende più povera l'umanità. Pensiamo a questo. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che fanno il bene di tutti. Questa è la grande visione, è la realtà della Pentecoste. Lo Spirito perciò è un grande dono, ma richiede accoglienza consapevole e matura. Cristo, con l'invio del suo Spirito, ci fa capire che non siamo fragili comparse nella storia dell'umanità, ma protagonisti. Qui sta la grandezza di ognuno di noi. Nessuno si deve sentire escluso
da questa azione del Signore. È questa l'esperienza degli apostoli. Sono chiusi in una stanza, nella paura. Non riescono ad uscire e ad affrontare la realtà esterna, ma lo Spirito li rende consapevoli della loro grande missione, cambia completamente la loro vita. Leggiamola, quella pagina degli Atti degli Apostoli. Accettano di essere collaboratori e testimoni del Vangelo e portano l'annuncio in tutto il mondo, dei pescatori, delle persone semplici. Hanno la forza di affrontare qualsiasi persona, qualsiasi autorità, ad annunciare sempre il Cristo risorto. E cambiano la storia dell'umanità. Gesù appare loro e augura la pace. Abbiamo sentito nel Vangelo: pace a voi. Colui che dona la pace porta ancora i segni della passione, le piaghe, ed è solidale con tutti coloro che sono in difficoltà. Anche oggi Gesù ha sperimentato il fallimento, ha sperimentato la morte, ma il suo amore è più forte della morte. Ecco perché i discepoli sono pieni di gioia e la vista del risorto spezza la loro paura. Con lo Spirito ora si sentono pronti ad assumere i suoi stessi rischi per amare e riconciliare gli uomini portando la buona notizia del Vangelo. Questa è l'azione dello Spirito che oggi continua nella sua Chiesa. Siamo chiamati oggi a fare memoriale, cioè a rivivere questa azione rinnovatrice della forza dei doni dello Spirito nella nostra vita, anche se, ce lo dice San Paolo in un passaggio degli Atti degli Apostoli, ci sono sempre lupi rapaci che tentano di soffocare questa forza positiva che ci aiuta a vivere. Lo Spirito ci illumina quando apriamo il Vangelo, quando ci confrontiamo con la parola di Dio, ci fa cogliere il senso profondo delle parole di Gesù, ci pone in relazione con Lui, ci indica un cammino. Ecco l'importanza della parola di Dio: ci indica un cammino, ci pone in relazione con il Signore. Lo Spirito ci sostiene attraverso i sacramenti, lo accennavo, nei quali agisce per sostenerci nelle difficoltà. Il valore dei sacramenti, del nostro battesimo, il valore dell'Eucarestia, di questo pane mangiato, che diventa un tutt'uno con noi. Questo è il valore della grazia, dello Spirito, che ci dà forza per affrontare le varie situazioni. Lo Spirito ci viene incontro attraverso coloro che vivono accanto a noi.
e con loro possiamo intendere la voce del risorto, confrontarci, avere il coraggio anche di confrontarci sulla parola di Dio, capire veramente quello che è bene, avere il coraggio di annunciare questo Vangelo, il coraggio di affrontare le proprie responsabilità. Bisogna però avere occhi buoni, occorre accorgersi della presenza di questo Spirito, occorre pregarlo perché sia attivo nella nostra vita. Siamo alla chiusura del mese di maggio anche. Ecco, siamo chiamati a pregare Maria. Siamo chiamati a imitare Maria. Maria, la Madonna, ha fatto questo e vive la vita di Dio. Preghiamola perché ci aiuti a cogliere tutte le novità e la forza dello Spirito nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo rinnova la faccia della terra e illumina i nostri cuori e li orienta al bene, al dono dell'amore. Diciamo con gioia: donaci, Signore, lo Spirito Santo. Perché la Chiesa si lasci sempre guidare dalla potente azione dello Spirito di Cristo, che è gioia e pace, umiltà e sapienza. Preghiamo. Perché i popoli della terra si aprano alla concordia e alla solidarietà, avendo cura dei poveri e dei deboli. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Perché la grazia del Signore risorto rinnovi le nostre famiglie e comunità nel dono della fede e dell'amore. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Perché ogni cristiano riscopra giorno per giorno il proprio battesimo e si impegni a testimoniare Cristo con la vita. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Santo. Perché celebrando l'Eucaristia possiamo sentirci sempre più membra vive dell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Preghiamo. Donaci, Signore. Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti e in particolare
affidiamo i defunti di questa settimana. Fermo Suffré, Maria Bigotto e Pietro Troiani, che il Signore li accolga nella sua pace. Preghiamo. O Padre, che hai inviato lo Spirito, datore di vita, sulle acque, sui profeti, i re, i sacerdoti e su ogni uomo e donna di buona volontà, rinnova la faccia della terra con il dono della tua sapienza e guida la tua Chiesa e i ministri del Vangelo verso il bene e la pace. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza di tutta la verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana
nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo il corpo, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Maria Goretti, San Giovanni Battista Pia Marta e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui l'effusione del tuo spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Vincenzina e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno, la potenza e la gloria di te. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore,
per la comunione ci mettiamo su due file, una la fila centrale e una subito quella dopo. Mi raccomando la distanza. Se dopo la comunione volete inginocchiarvi, occorre avere l'attenzione, molto importante, che non sia seduto quello davanti. Cioè la distanza, un buon senso, manteniamola sempre. Preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Siamo alla chiusura del mese di maggio, nell'ultima messa della domenica. Ecco, prima della Santa Messa faremo un rosario di chiusura dopo questa bella esperienza della Madonna nei quartieri. Poi ci sarà la Santa Messa. Alla fine della Santa Messa ci sarà la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, di tutta la nostra città, di tutta la comunità. Alla fine, dopo la consacrazione, verrà impartita a tutti i presenti la benedizione con il Santissimo, che verrà esposto qui sull'altare, e questa benedizione verrà portata poi su tutta la città. Il celebrante andrà alla porta della chiesa e benedirà la città. È un momento per sentirci uniti e per cogliere dentro di noi l'azione di Dio. Avremmo voluto farla fuori questa celebrazione, ma il tempo è un po', non è sicuro.
Ecco, preferiamo fare la Santa Messa in chiesa e dar poi la benedizione all'esterno sul sagrato. Altre cose non ce ne sono perché siamo ancora in questa fase dove si apre tutto ma non si sa fino a che punto. Stiamo valutando qualcosa per i ragazzi quest'estate con tutti i margini di sicurezza, anche se sono moltissimi. Vediamo quello che si può fare. Vi tengo informati di volta in volta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita e nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. A tutti una bella e serena domenica di Pentecoste.